Bene, buongiorno. Oggi siamo al Filò delle Vigne, siamo sui Colli Euganei e siamo assieme a Carlo Giordani, Giordani e il figlio Matteo, Matteo, Zanaica, Zanaica. E veniamo a conoscere un po' questa azienda molto interessante. Fra l'altro è una delle nostre aziende chiocciola, quindi a cui siamo molto affezionati. E Carlo, come nasce questo progetto, questa avventura del Filò delle Vigne? Questa azienda qua nasce nel nostro, diciamo, sotto la nostra gestione circa 20 anni fa ed è nata, diciamo, per un piacere di soddisfare mio padre che era andato in pensione e per cui dopo, diciamo, molti anni di attività si voleva che continuasse a essere impegnato e si è pensato di passare dai suoi mercati, che ha sempre gestito, a una realtà molto più aperta, molto più piacevole. E quindi c'è stata un'occasione che c'era una compagine sociale precedente che vendeva i filò. Io ho fatto alcuni corsi di sommelier, ma di degustazione di vino e mi piaceva il settore. Per cui abbiamo preso, acquistato le quote e un po' alla volta siamo entrati. Il problema è stato che mio padre, avendo 76 anni, era innamorato dell'alimentare e del vino gran poco. Tant'è vero che quando venivo su qua in azienda, mi diceva: "Ma se vai su in azienda, portami a casa due bottiglie di questo, due bottiglie di quello." Per cui, Non veniva. esatto, mio fratello, che è l'altro socio al 50%, è un uomo di immagine, per cui lui ha pubbliche relazioni e altre cose fino adesso arrivare, diciamo, alla pubblica amministrazione. E per cui mi sono trovato col cerino in mano io, ecco, Dovessi praticamente. occupare un po' di tutto. Allora, con la passione di sicuro. Con una specificità che io, avendo fatto economia aziendale, ho un taglio molto amministrativo e invece qui, 20 anni fa, come magari anche molte aziende adesso, venivano gestite un po' in modo, diciamo, molto, molto artigianale. E invece qui io ho trovato Matteo che dopo alcuni incontri anche con Andrea Boretti, che è Il vostro l'enologo, enologo. e Filippo Giannone, Che è l'agronomo. l'agronomo, abbiamo fatto Squadra. alcune riunioni carbonare, diciamo, fra di noi e abbiamo fatto partire questo progetto del Filò delle Vigne, dove io, oltre che i soldi, ci ho messo la parte organizzativa. Andrea, gran conoscitore Certo. dei Colli Euganei, ma soprattutto del Filò delle Vigne. E Matteo, che pur avendo un'azienda a casa che produce vino, si è appassionato al filò, tant'è che un paio di anni fa, 3 anni fa, 3 anni magari. fa, è entrato anche lui in società con una Nella grande quota, famiglia, esatto. per così rischi anche lui, Rischia ecco. anche lui, certo. Ecco, per cui Bene. questa è diciamo, la storia un po' del filò. Siamo partiti Chiaramente negli anni 2000. nel Dal 2000, 2000, sì. quindi vedete dal 2000 in poi tutto il cambiamento del Ecco, filò. chiaramente dopo a me piace anche molto l'architettura, il design, l'arte, eccetera, e assieme sempre di sintonia fra noi tre è stata cambiata l'immagine, il logo del filò, per cui ho cercato una cosa un po' più contemporanea, eccetera, a partire anche dalle etichette, dai nomi e tutto quanto, per cui abbiamo fatto questa nuova avventura con tanta passione, con tanta volontà di far crescere il filò, che difatti è cresciuto almeno, guardo, dal punto di vista economico dei fatturati in 20 anni, diciamo moltissimo, ecco, moltissimo. Bene, bene, molto bene. E ci troviamo in una zona anche però molto particolare, no? Dei Colli Euganei. Siamo a sud, A sud, e sud-est, sud-sud-est, sud-est. siamo a sud-est,
Da qua partono i colli e vanno verso, diciamo, nord, siamo sul lembo, diciamo, del calcareo più bianco che ci sono più o meno sui colli, si vede bene su quella stratificazione lì dei terreni che c'è, diciamo, la scaglia bianca detta da noi, diciamo, in verbo volgare, in dialetto, dove la scaglia bianca è un terreno calcareo che questo tipo di calcareo veniva usato tantissimo per fare il cemento. Per fortuna non l'hanno portato in cementificio e noi abbiamo quasi l'80% dell'azienda sopra questo tipo di roccia. E questa roccia ha due lati positivi: uno perché è bianco, quindi scalda presto in primavera a germogliare le piante, e poi riesce a rendere molto povere le nostre piante, quindi la nostra media è mezzo chilo, un chilo per pianta. Riusciamo a soffare e sopravvivere le piante perché l'azienda ha fatto sì di investimenti dei vigneti nuovi, perché dal 2000 a oggi l'azienda è tutta più o meno nuova con il recupero delle vigne vecchie, però l'azienda adesso in questo momento ha due pozzi dove noi riusciamo a tingere acqua, fortuna da uno anche quella a 48-50 gradi, e uno che abbiamo fatto l'ultimo acquisto che sono quasi il triplo di acqua, che riusciamo a irrigare quasi 3 ettari, diciamo, in una botta sola. Questo ci permette di tenere sempre la pianta idratata, l'uva molto 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 bella, turgida. Cioè, difatti, quando noi abbiamo preso all'inizio, io vedevo proprio che le viti, soprattutto l'estate, erano molto in stress idrico. Soffrivano. E non c'era l'acqua, difatti abbiamo trovato, diciamo, il pozzo qua dietro a 310 metri di profondità nel 99, prima che si partisse. Esatto, è stato un grosso investimento, però possiamo dire che ci voleva. Sì, esatto, perché chiaramente le piante con l'irrigazione riescono a portare in superficie tutti quanti la mineralità, tutti quanti. Poi andiamo verso anche un periodo sempre più caldo. Quindi certo, sì, io faccio compie 20 anni, 3 annate fresche, piovose, tutto il resto è uso del pozzo. Caldo. E anche questo tipo di terreno, questo tipo di clima, abbiamo piantato le vigne a favore di questa posizione. Quindi i bianchi è un 20-30% dell'azienda, dove noi facciamo un bianco fresco, si chiama Terrabbia di Bavone. Che uve sono? Chardonnetto, Cai Riesling o Thai. E invece il Cato delle Fate, che è un bianco che dà sempre più in bottiglia rispetto a quando è in uscita, quello è maggioranza Chardonnay, Tokai, Riesling, Pino Bianco, c'è leggermente del moscato bianco all'interno, fa fermentazione in barrique, un anno di barrique e poi viene tirato su, 6-7 mesi di acciaio, poi bottiglia e un po' viene messo alla vendita. Quel bianco lì è più un bianco di struttura, un bianco, abbiamo cercato di fare un bianco simile a rosso. Okay. Penso che sui colli sia l'unico bianco fatto in questo, con la struttura così cicciotto, così... E fatto in barrique piccola. Cioè, non dico rosso, però si abbina sì, Mi ricordo sempre quando si è deciso, perché l'Andrea Borretti, l'enologo, ha detto che in questa zona doveva venire fuori un grande bianco. Ci siamo trovati in una cena di fine anno al Golf Montecchio, si può dire, e c'erano 400 bicchieri di cui abbiamo assaggiato 10 bianchi importanti d'Italia per capire dove arrivare. Quindi, sì, con Andrea abbiamo fatto dei studi per arrivare a questo. Dopo invece siamo passati i rossi, quindi l'80%, diciamo, dell'azienda, 75% è rosso, cioè Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmener. Abbiamo una piccola porzione di vecchie varietà, che sono dei vecchi vitigni che abbiamo recuperato da un vigneto storico che è stato messo giù da Veneto Agricoltura negli anni, secondo me, 80. C'è una collezione. Esatto, da lì abbiamo studiato noi e ci abbiamo fatto aiutare dalla, diciamo, dalla cancelliera per capire di propagare qualcosina. Allora facciamo gli Udi Bovoli, che sono le vecchie varietà, nuova rientri e rosé con sempre le vecchie varietà con un po' di Merlot, e poi passiamo ai tagli bordolesi. Tagli bordolesi, i grandi tagli bordolesi. Allora, per me il nostro taglio bordolese è il Volo, che è 60 Merlot e 40 Cabernet Franc francese, ed è un vino, diciamo, della casa del Filò, nel senso il nostro vino di entrée, come il Terrabbia. Poi si passa a Cecilia, che sarebbe il fratellino più piccolo del Bordo delle Casette, che è da 30 anni che ormai abbiamo le bottiglie messe via. E forse è quello più verace, che più spiega il territorio nostro, il terroir, che fa vasche di cemento. Due anni di cemento, e di solito 50 Cabernet Franc e 50 Cabernet Sauvignon. Okay. Il Franc sarebbe Carmener e Cabernet Franc, insomma, sono due vitigni completamente diversi se noi andiamo a assaggiare l'uva, certo, che anche sarebbe anche il periodo bello non andarci. E ognuno dà
la sua caratteristica. Esatto. Poi c'è il bordo delle casette, che è sempre il vino storico dell'azienda, perché l'ho trovato con le etichette insieme con Carlo e le abbiamo sempre portate avanti. E questo è 70 Sauvignon e 30 Franc. Questo fa 2 anni di barrica piccola del 25. Mm-hmm. Il 9 in 3 che è il Casal Merlo, che è nato nel 2012 con la prima annata in bottiglia, però l'abbiamo studiato nel 2000 con il primo impianto. Con micro vinificazioni fatto un po' la volta. Poi non andava bene perché l'enologo ce lo scartava. Nel 2012 ha detto che comincia a essere uno di Merlot, che lui ha sentito interessante dell'azienda e che in zona ce n'erano pochi. Abbiamo cominciato a imbottigliarlo e secondo me ci dà soddisfazione perché via. Ogni anno è diverso. Per esempio, io ho vinificato il 2020 adesso e secondo me ripresenteremo un bel 17, un bel 16 come è nato. All'inizio, appena noi siamo entrati, abbiamo acquisito l'azienda, era Nomea che sui Colli Ugani il vino era vino bianco. E guardando e vedendo cosa veniva fuori da di qua con questo terreno calcareo, marnoso e caldo, perché dopo ricordiamoci che di tutte le aziende di Colli Ugani siamo quella più a sud, tant'è che certe volte quando è sereno dopo la pioggia eccetera si vede da Monte Cecilia, si vede Venezia, per cui siamo i più a sud e anche quelli più vicino al mare, per cui c'è un motivo. Però da quello abbiamo capito che il vino più portato è il rosso, e dall'80% di bianco che si faceva una volta abbiamo un po' una volta cambiato, adesso siamo all'80% di rosso. A bacca rossa. È chiaro che dopo quei bianchi li cerchiamo di mettere su posizioni un po' giù nella comezzara, più sotto il bosco, che sono più fresche, altrimenti non riusciamo a farlo. Sì, ma è difficile farlo bianco qua perché di solito il 10 di agosto è già. Sì, però insomma, io ricordo un assaggio di vecchie annate. Okay. E mi sembra che che ne valga la pena continuare a fare anche i bianchi. Esatto. Beh, questa è una caratteristica dei vini nostri, un po' di tutti, che si esprimono, ahimè, male economicamente. Non è il massimo, però ci vogliono dai due o tre anni in avanti, insomma. Minimo sono 3 anni. No, è chiaro che il volo o altri. No, però nasce per essere fresco. Però sono vini che a certe volte. Però Patrizia si ricorda. Il Pinot. Sì, più lungo è. Poi il Borgo 15 che abbiamo assaggiato a Treviso prima del Covid. Sì. Che prima, il 15, un anno prima, era così dopo. Fantastico. Sono dei veramente dei caterpillar che un po' a volta vengono fuori. Bene, grazie, vi ringrazio e ci sentiremo per il molto futuro. Soddisfatti della chiocciola perché grazie. Al di là dei vini che siamo presuntuosi, sappiamo che sono tutti buoni, però dico la chiocciola non è solo la bontà del vino. Bravissimo, perché non è solo il vino, è come si lavora il territorio. Certo. Con le persone anche, per carità dopo non avremo una cantina fatta da qualche archistar, però non è necessario. Ci piace lavorare in modo corretto, soprattutto con i nostri collaboratori, ma anche con i fornitori, perché si cresce assieme, altrimenti anche con le guide. Bene, grazie a voi, grazie, e continuate così. Grazie mille.